Pubblico. Direttore Enrico Mentana, tanto bentornato. Volevo. Ah, Mi vedi, pare subito. giusto. Ho portato il nastro da casa. Quando si dice ho portato la clac. Gentilmente, grazie. Ecco, per farti lavorare, gentilmente, volevo chiederti quello che ti ho chiesto in realtà un minuto fa. In quale fase siamo? Allora, abbiamo passate diverse, no? Abbiamo detto appunto grande allarmismo, poi tranquilli, non succede niente, poi pandemia o... ecco, siamo con il numero che cresce ancora. In che fase siamo? Siamo nella fase La in tua cui percezione qual è ora, la veramente? mia percezione è che a spinta, però si sta convincendo la gente che non ci sono allarmisti, che non ci sono catastrofisti, che c'è una situazione allarmante e potenzialmente catastrofica. E quindi se uno ne parla, no, c'è il solito discorso, non puoi dare la colpa al termometro se hai la febbre. Cioè bisogna sapere quanta febbre si ha e quindi sapere come stanno le cose per poter intervenire. Questa è la situazione. Quello che ha detto Mattarella, infatti, visto che Marco l'ha appena citato, è anche questo, perché quando tu dici non vi dovete preoccupare, decide il governo, però dice due cose che un po' fanno a cazzotti, perché quando non vi dovete preoccupare. C'è un governo che deve decidere, vuol dire che bisogna prendere delle misure drastiche. Ieri sera su questa rete, in una bella puntata di Piazza Pulita, il professor Galli, che è il primario del Sacco di Sacco. Milano, ha detto: attenzione che ci dovremmo aspettare altre restrizioni. Noi, tutti noi, quasi, quelli che hanno sotto gli 80 anni, non ricordano una situazione come questa. Non abbiamo mai vissuto le scuole chiuse d'autorità e tutte le altre restrizioni. E immaginiamo averne delle altre, eppure questo è il tempo, perché solo così si batte un virus di cui nessuno sa quanto è forte e quanto dura soprattutto. Questa è la situazione. Poi noi possiamo dire ci stanno dicendo troppo, stanno facendo gli allarmisti, oppure, come sempre si dice in questi casi, ci stanno nascondendo qualcosa. Qualcosa. Ma tutti sappiamo quello che diciamo e diciamo quello che sappiamo. Rimaniamo ai fatti, grazie. Va bene.